seconda parte della domanda del 15 ottobre 2004. Come? Non è che abbiamo fatto per lì. Allora, Sanna, dai. Allora, che diavolo sta succedendo? È chiaro che adesso quello che abbiamo raccontato è il tentativo di raccontare che cos'è che succede dal punto di vista figurativo, più o meno lontano dal punto di vista sentimentale, considerando il sentimento come, come stato di differenziale. Adesso Silvio, cosa vuoi andare al teatro o al cinema? Che vuoi andare? Stasera vogliamo andare al teatro o al cinema? Diciamo a Laura. E scena di disperazione. Che è successo? Per torno a una scena di disperazione di Laura. Perché sei amica tua? Per questo devi andare a farlo. E se tu hai un aiuto Laura, perché hai sentito questa sensazione, io dico, fatto i cazzi tuoi, rimane la tua sensazione. Non ti sto dicendo, non avverti la sensazione tua. Per questo è battuta la vita. Che ha fatto tutta la vita? Non ha preso la tentazione. No, se non ha preso quelle che ti piacevano. Non ha preso quelle che ti piacevano. Adesso, ma che cazzo vuol dire ti piacevano? Come fanno le sensazioni che ti piacciono? Come fanno? E quelle che non ti piacciono, come fanno? Meglio oltre. Oltre? Leggi quelle che non hai letto ancora. Ah, quando di sorgenza dentro d'argomento vi è il nutrimento. Di che cosa sei meravigliata Laura? Tu quando sei trovata a disegnare i cubetti peruviani. Leggi? Quando di sorgenza dentro d'argomento vi è il nutrimento. Che cazzo devi dire? Stanotte tu stronzo che non sei altro. Che hai fatto? Ieri notte. Eh? Ieri notte. Stanotte è dell'altro giorno, non questa notte, però è mai detto un caso. Allora, che è successo? Non l'ho fatto partire, sicuramente. Da senza fare un modesto no. No, no. In questi termini qua c'è no, che è successo. Che è successo? Che leggi? Quando di sorgenza dentro, d'argomento, vi è il nutrimento. Qual è questa miracolosa situazione che si è trovata l'altra notte? E tu quel giorno che stai leggendo, o quel giorno che finalmente è quello che si è fatto. Non so, è la stessa cosa, eh? Perché dici la stessa cosa? La stessa cosa, non? Fanno a cazzotti. Ti sei dato? Che c'è stata comunque un'accezione di positivamente. Ah, quindi nella prima parte. Ah, ok. Inclinato. Certo. Nella prima parte. Secondo lei non ha goduto? Certo. Okay. Ha compreso l'avvicinamento? Tutta l'eccitazione è stata fatta prima e quindi significa che stava dice, che cazzo stava facendo sto terzo tavolo? Non puoi di te, perché ti trovavi in quella, leggi? Quando di sorgenza dentro, d'argomento, vi è il nutrimento. E siamo sempre abituati a far così. Tant'è vero che poi in previsione l'avrà detto, no, io non posso dipingere. Questo è sempre un colpo, c'è cazzo, può darsi che non posso stare sulla lavagna. Scusa un attimo, per quale motivo non ho fatto da sola quello che invece hai chiamato 27 persone a farlo?
E tu perché uccisti i maschietti? A che cazzo ti servivano? Ti rendi conto che quando c'era un maschietto organizzato, tu starei bene, se no ti sentivi sola? Oh cazzo. E quando riuscivi ad essere una pianoforte, come ti sentivi? Adesso, siccome ho cambiato sentimenti, perché sto entrando in quest'altra dimensione che voi adesso, mentre c'è un sentimento, c'è un sentimento, e quindi andare a vedere come funziona, come avviene, no? Come funziona. In qualche maniera potremmo definire che tutto quello che ho fatto l'ho fatto per... Quando di sorgenza dentro l'argomento. E poi sono ancora su un piccolino agli altri, guarda come dipingo bene io, che non ne sapevo un cazzo. Perché tu tra ieri sera, l'altra sera e quattro sere fa, ne sai qualcosa di più. No. Però dici, cazzo, l'ho fatto io. Tu dici, lo farò mai, e lei si nasconde sotto un barattolo. Se come farò a supportare i nuovi cimenti di figure che mi chiederà colui che dice come ti dico bene? E poi fondamentalmente questo qua è l'evento a cui si è andata sempre a cercare di trovare sollievo. E mediamente un uomo o una donna si scambiano favori. Allora, torniamo a sta fare qui. Qual è, perché se non ci mettiamo, qual è l'eventuale soluzione? Se io scoprissi che tutto fatto questa roba qua, perché abbiamo messo tanto di più una cosa, le figure delle reti, le abbiamo già definite, di rete, quella rossa, scusa, figure di rete rossa, San Pepino, San Pepino è figura di rete rossa, è chiaro che viene sì. La memoria, figure di rete rossa. Succede pure un'altra cosa. Quando cercavi le carezze, che cercavi? Le sensazioni belle, diciamo prima. Che cercavo? Mi dici che mi hai fatto una sensazione bella? Se me racconti, devi dire forse domanda a fanculo. No, che cercavo? E che cazzo ne so io? Sei tu che le cercavi? Non so, senti pure che stiamo a contare un cazzo. Perché non si accendeva, che cazzo faceva lui? Accendeva che un oriente. Sì. Era chiaro che c'era un oriente vivente dentro il tuo corpo, che era lui stesso che ti portava, no? Per quanto tempo ho detto, cazzo che dipingo, che belle pitture che faccio? Scambiando il fatto che stesso che avvenendo, per premio, per specialità a me, non perché non fosse così, ma ci stanno le reti rosse. Potremmo definire che c'è stato pure delle reti blu, se c'è stato un peristalto o registrato o naturale, primordio. I peristalti sono chiarissimi. C'era mio padre che incontrava una bottiglia che cascava per terra e rimaneva inceppato che non doveva succedere. Mica perché era scemo. Era chiara la bottiglia che rimaneva sul tavolo ed era altrettanto chiara la bottiglia che scendeva.
nel processo reiterativo, addirittura dagli occhi, quando praticamente tutti battevano le mani perché paravo, faceva una parata di quelle da punizione, da dietro, e quello stava dietro la, come cazzo si chiama lì, dietro la barriera, tirava con la sua inclinazione del cazzo, che io non potevo vedere perché era tutto coperta la cosa, e a un certo punto mi vedevano là, andare a prendere la palla, diceva, come cazzo ha fatto a vederla? È chiaro il concetto? Quel pallone che volava, che di fatto avevo visto appena era partito il piede, non sulla palla, ma era molto prima di arrivare, quindi non vedevo il momento, ma già fin da quando partiva il piede, per esempio veniva fuori da sola, e non ero io, ma di tutta questa macchina qua, da sola veniva fuori l'effetto. A secondo se faccia così, tangente o non tangente, perché parte faccia tangente, ma non perché io ragionassi, perché il processo, ma quelli erano momenti nei quali godevo delle battute di mano, perché sembrava che poi seguitassero, c'era l'attesa che seguitassero, mentre invece finita la partita non seguiva più nessuno, o qualcosa di o meno di quanto. Oppure qualcuno dice, ah, ma tu sei quello del portiere. È chiaro il concetto. Quindi significa che sta roba qua sta bene, ma c'è stanno tutte queste cose. Chiaramente le vedi. Chiaramente le vedi più, che stanno funzionando fra loro. Quindi non hanno bisogno, hanno bisogno della memoria, delle reti blu che stavano intorno ai muscoletti del tuo tallone. Del piede, della pianta del piede, che mandano comunque effetti dentro la rete blu, e che quindi la rete blu poi è quella che si è terrestre. Ieri alla fine ho mandato 2 ore e 20 di registrazione ad Armando, ce l'ho mandata ieri, e ci ha messo 1 ora, 2 ore mi sembra, che ho mandato dei suggerimenti alla sua mente. Se per mente intendiamo questo, ti suggerisco qualcosa? Di che genere? Quello che ti dà più fastidio. Ce ne fanno tante, ma come viene? Senta, te lo suggerì Giorgio? Lino. No, Lino non ce l'ha, Lino semmai era diverso da Giorgio. Pure Lino. Il discorso è che no, a me. No, pure a me, che non ci ha dato tempo di mandare a fa' culo. Comunque, dai. Vai, Giorgio, che ha dato un suggerimento alla mente di Armando. Hai dato quello, l'affermazione che è uscita fuori in più è, hai dato un suggerimento. Come cazzo hai fatto a dare un suggerimento ad Antonio per cui ti ha mandato a fanculo? Innanzitutto, presuntuosa che non sei altro, e stronzo Antonio che non è altro, che in qualche maniera ha definito che in realtà quello che sarà acceso in me deriva da te. Ma sei scemo. È chiaro il concetto? E tu che presuntuosamente pensavi che eri tu che facevi il cazzantone, ma sei scemo. No, lascia perdere. Il discorso è, non bastano le figure di rete. Che cazzo so? Questi fenomeni concreti che chiamiamo sentimenti. Produrre sentimento, qua dice. Forse vendilo. Il corpo nervoso. Adesso, scusa un attimo, c'è stato pure un sentimento? Sì.
poco prima. Me lo racconti? Me lo puoi dire? Se mi sei di ma. Te? Lo puoi ma? Ah. No, prima si chiedeva come ti è nato. Mi madre, te ne vedi. Che ho fatto io perché te ne hai un sentimento? Ma di chi è l'indiziato? Ha indiziato qualcosa da me. Allora, questo qua, cioè, le parole del cazzo, se tu avessi il significato dell'indiziato, mi sono spiegato, adesso sto parlando del prima dell'indiziato. L'indizio è un allenamento che ci indica, ma quando ti chiedo di più, non mi vuoi dire l'indizio, se no dice chi è stato? Io devo sapere che cazzo ha fatto quello che è stato. E se tu mi chiedi, l'indizio vai a scuola, che ti mettono 4, 7, 10, 2, quel cazzo di vera te, significa che ogni volta che passa un minuto tu mi devi sapere di più. E non voglio rispondere con una cosa vecchia. E poi prendendoci cazzo io ho detto, ma che è un cazzo? È chiaro il concetto? Quando tu hai chiesto. Ma vuoi per bloccare se ci riesci un sentimento? Le vuoi bloccare una mano? Sul sabellino? È facile, vero? Sì. Blocca il sentimento. Come fa con il sentimento? Eh? Un effetto tipo sentimento. Come fa di dare una cosa del genere? Ormai questa è la zampugna vera, quella che ci sta dentro, non c'è cazzo da fare. Se Paesano ha creato qualcosa, ha creato questo. Poi mi hanno compiuto la vita, c'è il marcio libero arbitrio. E qualcuno l'ha scambiato, ci posso pensare e posso non pensare. Io invece ho sentito quando c'era quella carissima responsabilità. Posso avvertire i sentimenti o no? Adesso dimmi qualcuno che si è fermato di fronte a un sentimento dentro. Neanche amico suo. Siccome ancora non sappiamo che cazzo è questo sentimento, comincia a venire fuori dal punto di vista tecnico, attenzione, tecnico significa abbassare a livello niente, semmai necessita qualcun altro che tenga, che sia specializzato in sentimenti di questa macchina. C'è presente per quale cazzo di motivo eri eccitata o eri eccitato in quella situazione che avresti potuto avere quel giorno o quella sera? Perché balbettavi? Perché balbettavi? Quindi significa che c'era. Di che cosa era fatta? Non si è cazzo, sai, soltanto che era gradevole. Se pensare a una pera, a una mela, a un cristallo, ce l'hai fisso. Pensa, addirittura siamo riusciti a fissare San Pedrino sotto il piede, cioè a renderlo statico, evocare staticamente il San Pedrino sotto il piede. Sì o no? Il sentimento che cazzo c'entra? Che c'è zecca, diceva di Pietro. No, diceva di Pietro, lo diceva. No. Capita San Pino, sopra il ponte, la stazione. Costa Clelia. Che ci azzecca. Noi adesso ci andiamo a vedere che cos'è che ci ha trasportato fin qui. Le figure, un effetto conseguente alle figure. Eh?
e poi si fissavano pure blocchi, lampi di figure. Che altro c'è? Ma se per caso le figure, cioè l'unica cosa che sa muove la rete di ferro, la rete rossa, per l'effetto di come divampa gli effetti d'onda della rete blu, che ha bruciato per questo sistema. Ricordiamoci che queste funzionano anche ad altre funzioni che qui non sono ben descritte, ma sono i nodi delle funzioni ipofisi, lipidisi, come cazzo si chiama? Dei ghiandole. Endocrino, che cavolo è per te? E quindi significa che in pratica, che cos'è un sentimento? Se mai stata attratta ad andare a pincio? Che cos'è che stava in corso al pincio? Semplicemente, quando tu stavi al mare, hai definito, andiamo a ballare, andiamo a ballare, o andiamo a pincio, che cos'è? Quanti San Pellegrini sono coinvolti? L'analogo dei San Pellegrini. Dagli occhi, dal terreno, dal vestito, dal cazzo della terra. E mentre sta scenando il ballo di Capodanno, perché? Quale sensazione sta avvenendo? Ho capito, che cos'è che sta avvenendo? Mentre sta scenando, in assoluto, prima che ci fosse la scena o dopo che c'è la scena? Prima che significa? Metti qui le immagini soltanto, cioè di fatto immagine dentro a quel lì, nelle scene di citazione di solito non ci si fa caso, ma in realtà è una scena che ancora non c'è, ma che da un momento all'altro diventa vera e quindi accende sempre di più la veridicità della scena. E le ghiandole, le rubini, Bartolini cominciano a produrre effetti su che cosa? Sulla differenza tra mo c'è, ma poi non c'è, e poi c'è, e poi non c'è, e poi c'è, e poi non c'è, e poi c'è, e poi non c'è. C'è una scena che in pratica è configurabile, come San Pellegrino. Se questa scena è una conseguenza, quindi configurabile anche quella, di che cosa era configurata la scena con i bicchieri alti? E cos'era configurata la scena con il tango? Il tango lo stai sentendo, mentre stanno per tango, il tango lo stai sentendo. E di che cosa è fatto quel tango? D'una, chiamiamola per adesso, evocazione di tutto ciò che sta nel tango. Mi sono spiegato? Una delle cose fondamentali di cui sta nel tango, che sta nel tango, è come comunque ti vergogni di sentire che vorresti il maschietto o di sentire che vorresti la femminuccia. La sceneggiatura del tango è, voi lo invito, ma poi non glielo do. Molte non invito, ma poi non sono dopo. E non è la scena della tua vita. Cioè il dramma. Cioè, in effetti, significa che fra una scena e l'altra, di cui sei sorda perché te ne accorgi, ma qualcuno se ne accorge. Cioè questa macchina non ha bisogno di te per produrre differenze.
Tant'è vero che soltanto se stiamo di frente in corso, tu dici andiamo a ballare. O andiamo a fare questo, andiamo a fare quell'altro. Mi sono spiegato? Direi di fare prima. Il corpo mio che... La prima. Quando di dentro, a mia guida, non mi trovo sorgivo l'Oriente. Sì. Una fotografia così di San Gimignano o di quella sera, assolutamente, o della sera ogni volta sulla a Montegomba di qualcosa, con Elisa. Elisa. E tutti quanti soffrono perché vedono Elisa che c'è nel grande, cazzo questa sta in quella condizione, chiaramente fa questo, e dicono, cioè vedono una cara propria, è chiaro il concetto. Tant'è vero che tu vuoi andare subito in aiuto. Ma perché sei altruisti o perché lo stai sentendo anche tu? E allora soltanto per te, che cazzo ti frega te? Ah, lo dici pure, perché sei figlio dell'ignota. È chiaro che c'è. Lo senti per te, per cui però tu ci stai lontano, per cui avvertendo quella sofferenza... Troppa logica, è tutto più semplice. Ma però... Ma non dovete essere soggetti, siete botto infilato lì e basta. Bisogna, non sai che cazzo fa, perché tu da quella stessa situazione non è che ti sei fatta una metodologia d'uscita. È chiaro, cioè, il discorso comunque, diciamo che ci stanno le figure, San Bevino, figure significa reiterazione, tensionatura della sceneggiatura, e poi c'è quest'altra cosa qua, che non sai prendere in considerazione come tale. I sentimenti te li ricordi? Non è vero che è quello del non ti ricordi così. Il sentimento si ricorda nel momento in cui la scena si reitera. Cioè, io sono dimorato di Dio se per caso la scena di Rubà, questo è il peccato, mi si ripresenta ancora ballerina, quindi posso diventare cacciato dal Padre Eterno o non cacciato dal Padre Eterno. Moshi Muro. Adesso il Moshi Muro, dove lo prendo? Il concetto di... qual è la scena che stavo facendo prima? La partita da sole, facciamo conto da... quando prendete si brillava i muscoli. Era un chiaro, ma Roma sta vincendo, ma Roma sta perdendo. E passare costantemente dall'infelicità di perdere e dalla felicità di aver vinto. E diventare gratuito. È la stessa cosa che succede quando vai a comprare un biglietto dalla lotteria. E per un attimo ti sembra che... poi vince tutto e non proviamo un cazzo. Sono due scene, cioè due figure di questo genere producono sentimenti modulanti, perché c'è durante la possibilità che diventa vinco, c'è durante la possibilità che sto perdendo, quindi è tutto modulato. E quindi ho presente le varie situazioni. Prima sognavi da 13, poi 12, poi 12, fino a tempo che sta ancora 13. È chiaro, non c'è. Quindi significa che sta a fare qui, c'ha tre, potremmo definire qualità di eventi. La scena, un'altra scena. Ricordiamo se il cinema e il teatro sono due scene nella quale il mio corpo si... è l'intera sceneggiatura che parte. Tutta sta gente che, se tu senti tutti quelli che stanno chiacchierando del Genoa, mi sono spiegato? Ma sei sicuro che ce l'hai con Genoa?
Sei sicura che ce l'hai con Genova, col tuo sottoscala di sindacato? Io ce l'ho con Genova, però col mio sottoscala di casa di... Ma neanche per sogno, con me nel sottoscala. Con me nel sottoscala. E mi sentiva un colpo ogni volta che mi ricarica, che io potevo stare in quel sottoscala durante una giornata. Sì, sì, c'era. Ci sei stata? Eh? Ci sei stata? No, dipende il durante l'esserci stata. Bene? Non se ci sono stato, perché in realtà è già passato. Ok, no, perché tu hai detto perché me la prendi, cioè, tipo, di Genova. Del mio San Pellegrino, che si mi sta affogando. Non posso uscire da lì perché l'acqua sta entrando dalla porta e il negozio è freddo. Del mio, sì. E quindi significa che sto vivendo la scena. Il mio corpo la sta scenando, mm-hmm, con tutti quanti i muscoletti che si accendono per effetto del Red Blue. Ma la Red Blue si mette in moto per quanto realizzare quello che praticamente già si era registrato una volta, quindi deve dipendere ciò che si è registrato. E se per caso ho la possibilità che mi cambia il tempo, a me mi serviva ancora. L'unico fatto che a tutti quelli che sapevano del fatto che quel buco è troppo piccolo, e quindi basta che piova un'altra volta e succede il casino, mi sono spiegato? Adesso che cazzo stanno a fare quelli? Chiaramente dice, figlio di mignotto, non siete stare attenti. No, stanno a fare quello che non ti più. Cioè, l'affidabilità che tu te ne vai da Ciampino, o tu stai male a Ciampino, poi te ne vai con qualche altro, che cazzo per te, è la stessa cosa di quell'esattore delle tasse, che cazzo per te, perché in pratica non sanno la terza parte. Potremmo definire che noi abbiamo la domanda, potremmo definire, e questa è la parte essenziale del discorso di oggi, che qui ci sono tre qualità di cose, di eventi dentro questa rete. Una, la risonanza degli eventi delle reti rosse che si producono attraverso il rimbombo delle reti. Però sono figure, le chiamiamo figure. Il San Pellegrino è una figura, non il San Pellegrino degli occhi. Il San Pellegrino che si impronta sul tuo piede lo definiamo figura o figurazione. Mimo, perché tu stai animando, si sta animando nel tuo piede adesso quello che è avvenuto tanto tempo fa sullo stesso piede. Che per effetto della rete blu in quel piede da allora in pratica andare a caricare la rete blu pura, quella che è chiaro, certo, che quindi è in grado di poter essere reiterata nella stessa zona per risonanza, ma guarda, queste qua sono le caratteristiche del sistema rete risonante, è chiaro, certo. Però c'è l'altro fatto, due figure risonanti, una diversa dall'altra. Una figura che il pallone è entrato nella porta da Roma, l'altra figura che il pallone è entrato nella porta della Lazio. È chiaro il concetto? Quando Laura andava a cena e c'erano degli amici ai quali ci teneva, ma chi è che ci teneva? Ci teneva perché si era acceso eventi che poi abbiamo chiamato normali nel discorso. Chi accende Bartolini? Bartolini accende Laura, né Francesca né Emanuela. L'accendono i programmi abbandonati che innati stanno dentro il sistema. Permessi o non permessi questo progetto? Hai presente quando qualcuno ti deve giusta idea che cazzo sente? O qualcuno che tanta la seconda. Altro che il sindaco Doria, insicuro e barbettante. Allora, torniamo ancora un altro. Quindi, qui dentro, intrinsecamente al suo sistema qua, c'ha il processo sentimentale. Che è il processo sentimentale?
ricordiamo, sentimentale c'entra a cazzo con romanticismo, sentimentale dice sentimento, sento leggermente, sento ma non distingo, avverto ma non distingo, chiaramente sentimento, c'entra un cazzo il sentimento che ti posso dire di Bascoli o di chiunque altro, vedete quando scrivo poesie, questo è l'accesso che si dà al sentimento. Ma noi in questo momento stiamo cercando di capire come è fatto il sentimento, non la qualità del sentimento, né la parte intellettuale del sentimento, è la parte del fenomeno sentimento. Che cavolo è il fenomeno sentimento? Tale che perlomeno trovava da lì questa zampogna con i suoni che produce, che è in grado di poter registrare. È chiaro il concetto? C'ha soltanto la possibilità di accendere reiterazioni e le reiterazioni così non danno sentimenti. Ti ricordi? Può dire tutta la vita che Antonio e io, ma in pratica non erano visti sentimenti. Antonio, che cazzo di sentimenti per me? Cioè, a me mi viene a dire che io non ho sentimenti, vivo tutto il giorno. Scrivo tutto il giorno, suono, parlo tutto il giorno, si sente, si presuppone che è pieno di sentimenti, no? E scusa, secondo te cosa avresti sentito? Avresti che non, cioè, non eri dono ai tuoi sentimenti. Appunto, l'interpretazione vuole dal sentimento. No, ho detto, ai tuoi, alla tua abitudine sentimentale, di cui non sei un cazzo, ma ti accontentare il fatto che si accendessero. Quanto sesso è rimasto in sospeso nella tua vita, specialmente nella parte iniziale, che non sai neanche che cazzo era? Lì sono nati sentimenti. Di per sé non ci sono sentimenti se non c'è una differenza. Una differenza di configurazione. Ma ti rendi conto che significa? Che differenza c'è fra prendo 10 a scuola, prendo 3. È un concetto. Qualcuno dice è un concetto, ma non è niente. Sono due figure che pretendiamo che avvengano o l'uno o l'altra definitivamente. Non ho detto l'uno o l'altro contemporaneamente. Definitivamente. Quello che stava davanti alla partita della Roma che giocava a Lazio, e ogni volta che avvertiva la vittoria della Roma diventava definitiva, ma subito dopo venivano fuori altre memorie di scene dove la Lazio aveva vinto. Mi sono spiegato, è chiaro il concetto. I sentimenti che in grado di produrre questa macchina, attenzione, non basta, perché se noi dicessimo soltanto questo, dici sì, ma a quel punto mi sparo subito. Se definisco che il sentimento è un effetto macchina, mi sparo, perché ho sempre sognato che fossi di più. È chiaro il concetto? Non so, mi sono sempre... ho dipinto una barca di roba, ma perché volevo che comparisse di me qualche altra cosa. E quindi significa... Se praticamente scopro che dipinge è soltanto la differenza fra due scene, cazzo, aspettiamo, prendiamo quel quadro, non so bene, prendiamo quel quadro lì, è qui. Però è troppo complicato, puoi ricordare quello che è mezzo nudo? Questo quadro qua. Prende un altro, quadro, me l'ho spiegato. In qualche maniera, che cos'è che fotografa? Lo potremmo definire uno stato di differenziale in corso. Tra un bene e un male. Tra un di più e un di meno. Tutte le cose sono esattamente
fa di più o di meno. Quindi quelle qua ci sono le tanto due figure. Tanto più, quelle qua ci sono le due figure che dicevi prima. Certo. L'unico fatto è che fino adesso non l'ho preso in considerazione, perché stiamo cercando di sapere, cazzo, ma l'Oriente chi me lo dà? La differenza. La differenza di fatto mi fa un segmento di tendenza. Se c'è una differenza tra la Roma che vince e la Lazio che perde, che scegli? La Roma che vince. L'ho detto. Non so, sta c'è avuto bisogno di altre scene dove la Roma sta vincendo lo scudetto. Ci stanno altre scene. Non è definitivo, ancora non c'è. E quindi va a vedere la partita. Il giorno dopo che hanno assegnato lo scudetto, che cazzo la fa la partita? Lo prende in giro tutti i laziali. Sì, ma perché sei stronzo, ma che speranza la c'è? Non c'è una più che preferisci la giornata in cui la Roma sta vincendo lo scudetto e quindi sta sotto 1-0. Fermo restando che non so bene come cazzo non faccia a prendere il colpo, io sceglierei quando sta ancora sotto 1-0. Se avesse la sicurezza che va a vincere 2-1. Per spiegarmi. Quindi significa che questa macchina qua nasconde quest'altra cosa. Attenzione, che se per caso nasconde quest'altra cosa, il San Bernino sembra chiaro, lo senti tu, no? Ma in pratica tu non capisci che cazzo significa vincere a Roma. Perché ti sei messa con quella femmina piuttosto che con quel maschio o altre cose di questo genere? Perché con quella. Hai sentito? Perché in pratica quello che sta dicendo quel librone che sta parlando ieri, allora, quel libratore, quello che fa libri, quello che chiamano professore e così via, in qualche maniera, parlava di sentimenti come se conoscesse che cazzo è, di che è fatto un sentimento. Era definitivo, Laura ha fatto tutto quello che ha fatto una vita, in collaborazione con Cippi Cippi, che è la stessa storia, tutte le compagne di scuola, di quel cazzo della te, quindi sarebbe stata la stessa cosa anche con Consuelo, con chiunque altro, perché di fronte a un fenomeno, a Roma vince, dice ma cazzo, mi sembra giusto, sono della Roma, non è vero niente. Voi siete limitati, ci siamo limitati, soltanto a... Io ho sempre amato tante donne, fortunatamente non ho detto mai niente a nessuno, perché poi dice, sì cazzo, se tu mi ami mi viene appresso, se ne affa un culo. Però la sensazione mia, in amore, che chiaramente, certamente non c'è niente a che vedere con le femmine, mi sono spiegato, è qualcosa che non voglio togliere mai, ma non... perché di fatto... è l'amore di chi sarei, sono innamorato di chi sarei come essere umano, nella maniera e nel colore migliore, dei racconti dell'essere umano. Io sono rimasto affezionato non a essere figlio di Dio, ma a essere della sostanza del figlio di Dio. Mi sto spiegando? Perché essere figlio di Dio mi diventava stringente, nonostante ubbidivo. Della sostanza di figlio di Dio, sì, ma chi è che ha inventato questa sostanza? L'ho inventato io tanto tempo fa, lei ti l'ha più sotto, quando è inizio, l'ultimo. Quando l'inizio, accorgendomi dei segni della vita, d'armonia, l'interpretare costrutto. Mi sto spiegando. Quindi sono diventato, se per caso, per un attimo, ho immaginato che poteva fare Dio e che di conseguenza è figlio di Dio, ma non nella maniera di dire cazzo lo mando io, è chiaro il concetto? L'uomo è bellissimo da figlio di Dio. Non so bene se una donna si sente bellissimo nella condizione di figlia di Dio. Mi so bene, non so bene se è figlio di Maria, figlio di Maria, non siamo a parlare per eccellente. So soltanto, c'è certamente, tu hai assistito a figure reputate di te che ti stavano bene.
pure le scrive dritta sulla maglia, era un reputato, è uno, è come a Roma che dice, a Roma che perde, quindi significa che questa macchinata fondamentalmente produce sentimenti, cioè produce scene e inversi di scena. Qualche volta gli inversi di scena vengono direttamente, qualche volta vengono montati, ma i sentimenti sono le differenze tra scene e scene, tra medesimazione e medesimazione. Medesimazione significa un San Pellino e un altro. Quindi, siccome abbiamo soltanto l'invidare a definire, fatto ma che fine, siamo soltanto l'invidare a definire sentimento, non di cazzo di loro. In qualche maniera si trovano tutti preparati. Sti giorni, io sono preparato, da sempre ho ridormito. No, sei, non te me. No, che ce l'ho detto tutto. Fatti i cazzi tu, senti che cazzo hai fatto. Oh, perché in pratica il sogno più grosso mio è che stessi nel sentimento, il più possibile sono stato, per quello che poteva accendere direttamente col pianoforte, con un quadro, con un dipinto, con una chiacchierata, con il cazzo della testa, ma in pratica non mi basta più, perché è chiaro a San Pellino. C'è un altro sentimento, perché anche San Pellino è fatto di sentimento, l'andamento di sentimento. In pratica c'è un altro sentimento, che però non mi ricordo che cazzo è. Durante i differenziali è roba di sta roba qua. Ci voglio stare. Eppure, di sentimento ho fatto tutto. E man mano che ti senti non capace del sentimento, di supportarlo, rincredinisci. Ma la stessa cosa, nel momento in cui stai cercando finalmente di capire il sentimento, in fondo quasi. Di sentimento adesso? Ah no, non l'ho scritto. Ah. L'ultima, in fondo, quando è il fondo? Non capisci pure tu. Quando il tempo si faceva di terra e me distretto catturato. Distretto? Vadi a lei anche a San Gimignano, a te, dove ti sei sposata. Quando è diventate figure, quando le figure non sono più differenze, okay. Solo durante le differenze c'è la speranza. Sì. Quando si definiva, finiva. Cioè non c'era più un sentimento. Spazio. Quindi significa che io spero che la mia vita, si diceva una volta e si dice ancora, sia, mi produca tanti interessi, cioè tanti differenzi, tante emozioni. Cioè è un sentimento quello che c'ha dentro la chiave di espressionare. E tutti quanti non vengono più un cazzo, e se tengono quello che facciamo, o vanno a qualsiasi sentimento se produce. È una tela assurda, allora non dovremmo mai andare a coincidenza, perché nel momento in cui vai a coincidenza. No. Sto chiedendo soltanto di questo nesso fondamentale, è che qui ci deve stare un ascoltatore. No cazzo, non so, mi sono incazzato! Se io vado a sentire tutto quel cazzo e tutto quel cazzo è soltanto materia. Soltanto dell'ascoltatore non è materia, mortacci mia. Ma pure l'ascoltatore. L'ascoltatore però. L'ascoltatore chi è? È quello che tu non hai mai capito di essere. Sì, Consuelo. Chi è? È qui che il problema, semmai esiste il problema, nel fatto che non hai considerato mai questa possibilità, hai sempre considerato
servilmente questa possibilità. Ma non di te, perché ti bastavano le figure, e ti bastavano l'elenco delle figure che avresti incontrato nella vita che ti avrebbero dato l'accensione. Tant'è vero che vedi le figure che mi dà Antonio io, mi sappiamo che cazzo d'accensione mi ha dato. È chiaro il concetto? Alle sue storie d'attesa. Cioè significa che questa ragazzina si è fatta tutta una serie di storie, di mancanza di storie, di disegni, di San Pietrini che non sono avvenuti, di feste che non sono avvenute, quel cazzo era te, e quindi se Antonio non ha il curriculum di quelle feste, o se Alessandro non ha il curriculum di avere qualsiasi altra cosa del genere, mi sono spiegato, c'ho il futuro piatto. Però c'è anche l'inverso. Quindi possiamo entrare in questo campo soltanto quando finalmente faremo diventare reale il sentimento. Perché è la conseguenza di tante altre cose. Per adesso c'è la differenza. Una differenza in più verso la vittoria, una differenza in più verso la sconfitta, cioè l'Oriente. C'è. Qual è il punto? L'avverti? L'amore di Dio, la senti, l'ha avvertita. Tant'è vero che quando c'è la partita, che cazzo fai a mettere quando se sta le corse che è Formula 1? La stessa cosa, te ricambi la stessa roba. Significa che cazzo tu senti, ma te sei mai preoccupato di guardare che cazzo stai sentendo anziché che cazzo sta dicendo? Ti sei mai preoccupato da vedere che cazzo sta sentendo anziché chi sta dicendo? E magari è soltanto quello che ti aspetti tu. Se sta realizzando o no. Lì di mezzo c'è sta sto cazzo da roba che chiamiamo sentimento e che in qualche maniera ha necessità che ci sia qualcuno che l'avverte. C'è il cazzo da fare. Ci resta un terzo pezzo, o un quarto pezzo, non so bene, non c'è solo quanto. Non so soltanto. C'è un'altra dimensione. Mantenendo man mano, scoprendo sempre di più queste. Come si chiama? Gioia Stato.